Buonasera a tutti, io sono Antonella Varrecchia, sono l'assessore delegato ai rapporti con l'Agenzia del Turismo. Io qualche sera fa ho espresso il desiderio che le sedie non bastassero e quindi le sedie non sono bastate, quindi sono felice di questo. Noi qui oggi parleremo di due, naturalmente vi ringrazio per essere venuti, perché questo è un meraviglioso segnale di collaborazione. Parleremo di due eventi importantissimi. Il primo, nella prima parte, parleremo del Carnevale di Manfredonia 2014, che è già in fase avanzatissima di organizzazione, però serve appunto coordinarci anche con gli operatori sul territorio. E poi alle 5:30 ci raggiungerà il sindaco di Mattinata e il sindaco di Manfredonia per parlare di un altro evento importantissimo, che è il Gargano Running Week, che si terrà dal 9 al 12 ottobre quest'anno. Io naturalmente passo la parola al presidente dell'Agenzia del Turismo Michele De Meo, che adesso vi racconterà quali sono i tratti essenziali di questi due eventi e questo incontro e perché questo incontro è stato fatto. Quindi grazie ancora per essere venuti. Allora, io mi alzo per un discorso logistico. Buonasera e grazie per essere qui convenuti. Sicuramente diciamo che è dimostrazione che la città inizia a credere in un progetto di rinascita e di riposizionamento come città turistica, e questo diciamo che già è un grande segnale, perché comunque avere oggi una sala così piena è un indicatore che fa capire che le cose stanno cambiando. Noi come Agenzia del Turismo ci stiamo mettendo anima e corpo per questo progetto, che veramente è davvero coinvolgente. E così quindi vorremmo iniziare a fare le prove tecniche di trasmissione con questi due grandi eventi, il Carnevale che è prossimo e il Gargano Running Week che si farà il prossimo ottobre. Diciamo che l'Agenzia del Turismo ha l'obiettivo, abbiamo detto già in diverse occasioni, di diventare quella che è la DMO, quindi un'organizzazione che si occupa di promuovere e di commercializzare quelle che è una destinazione. In questo caso parliamo della destinazione Manfredonia. Manfredonia è intesa come Gargano e come in un contesto pugliese. Come ho detto anche a diversi di voi, abbiamo la necessità di creare un prodotto, il prodotto turistico, e quindi creare la destinazione. Quando parliamo di destinazione intendiamo non soltanto gli alberghi, i ristoranti, ma anche i servizi. Non intendiamo soltanto il castello, la basilica, ma è la sommatoria di tutto quello che è sul territorio. Affinché si possa sviluppare questo meccanismo, abbiamo bisogno che tutto sia fruibile e sia accessibile. Abbiamo realizzato un portale che è visitmanfredonia.it, che invito innanzitutto ad alimentarlo con le vostre informazioni, ma anche, a parte le informazioni, anche quelle che sono i pacchetti e le offerte. E proprio di questo vi voglio parlare. Per quanto riguarda allora il primo evento, che è il Carnevale, noi come agenzia abbiamo pensato, ovviamente con grandi difficoltà, a riposizionare questo evento come un evento turistico, che possa non soltanto soddisfare il cittadino o chi ci abita qui nei paesi limitrofi, ma possa soddisfare l'esigenza di chi voglia effettuare una vacanza in un periodo di bassa stagione. E vi devo dire che abbiamo già ricevuto diverse richieste di gruppi o individuali da parte dell'Italia, tipo anche Calabria, Campania, Lazio, e anche per dire da camperisti che hanno deciso di venire qui a trascorrere il Carnevale, chiedendoci di mettere a disposizione un servizio navetta. Noi diciamo che ovviamente l'agenzia ha l'obiettivo di mettere su e mettere insieme tutti gli attori di questo processo, che non siamo noi ma siete voi, e abbiamo quindi la necessità di avere quanto prima le vostre richieste, intenzioni, offerte, al fine di creare questo prodotto, e poi sarà nostra cura commercializzarlo e veicolarlo attraverso quelli che sono i canali più oggi utilizzati. Siamo già partiti con una campagna diciamo di comunicazione, in questo caso a livello
interregionale. Faremo due grandi eventi, uno a Bari e uno a Napoli, degli unconventional che comunque vanno contro quelli che sono i media classici, quindi operazioni che abbiamo fatto quest'estate in piazza, non so se vi ricordate quando abbiamo preso le chiavi, abbiamo regalato tappeti, abbiamo cambiato gli indirizzi e le vie, i nomi delle vie del centro storico. Un'operazione quasi simile per destare l'attenzione dei più curiosi verrà fatta nei comuni di Bari e di Napoli. A supporto di questa attività ci saranno altre situazioni, altri media che comunque sono stati analizzati al fine di avere quello che è il miglior rapporto costo-beneficio. A breve vi sarà presentata anche la campagna di comunicazione. Noi l'abbiamo già fatto lo scorso venerdì con il giorno di Sant'Antonio, quindi in piazza. Lo slogan che comunque sarà sui nostri tavoli è Sorridi sia Manfredonia. Perché Sorridi sia Manfredonia? Perché diciamo, vogliamo con questo slogan trasmettere quello che è uno stile di vita della nostra città. Noi abbiamo sempre detto che Manfredonia è la città del divertimento. Diciamo che potrebbe diventare la città del sorriso. E quindi in questo caso, visto che comunque parliamo di una manifestazione che è goliardica, il sorriso potrebbe essere oggetto e quindi il tema importante di questa manifestazione. Abbiamo quindi Sorridi sia Manfredonia, diciamo che deve essere, è uno stile di vita, ma rappresenta anche quello che è l'obiettivo dell'agenzia, affinché questa città possa diventare sempre più ospitale ed accogliente. Al fine di far diventare questa città più ospitale, abbiamo realizzato due decaloghi dell'accoglienza, uno per gli operatori e uno per le scuole, almeno per far sì che possiamo essere preparati e quindi per le regole principali affinché questa città possa diventare più accogliente. E quindi il sorriso comunque è una variabile dell'ospitalità, perché un sorriso sta a indicare un'apertura. La novità di quest'anno per il Carnevale è anche il tema unico. Noi diciamo che vogliamo che il tema del turismo sia un tema ridondante, quindi anche i gruppi hanno condiviso l'idea di sfilare i temi del turismo e quindi sfilare quello che è il prodotto di Manfredonia del Gargano, quello che posso fare io in città e quindi venendo sia nell'alta, nella bassa stagione qui da noi. Quindi mediante l'utilizzo di uno studio attento del territorio abbiamo individuato quelli che sono dei club di prodotto e quindi mare, natura, avventura, cultura e bike, che sono comunque un motivo per cambiare quella che è la destinazione di questa città. Non possiamo puntare soltanto sul mare, diciamo che avremo milioni di concorrenti, abbiamo bisogno di puntare su una destinazione unica e la unicità di questa destinazione può essere data mediante l'utilizzo di questi strumenti e mediante quindi praticare lo sport. Quindi quando parliamo di mare intenderemo tutti gli sport che si possono fare sul mare. Quindi voi immaginate qui oggi il mare di Manfredonia che è visto soltanto come ombrellone e due sdraio. Mentre immaginiamo invece un centro nautico, immaginiamo la possibilità di fare diving, kayak, surf, vela, tutte quelle attività che oggi purtroppo non sono a disposizione del turista e non creano anche economia. Quindi vi invito poi successivamente, noi faremo dei laboratori con chi vuole oggi fare impresa nel turismo e vi diremo quello che serve, poi deciderete voi cosa fare, perché per creare il prodotto turistico abbiamo bisogno di servizi, abbiamo bisogno di completare la filiera, che non è soltanto costituita da alberghi e ristoranti, ma da ciò che farà vivere l'esperienza Manfredonia Gargano. Per quanto riguarda allora, tornando a noi all'evento carnevale, abbiamo bisogno di mettere a sistema questo evento, quindi l'offerta turistica, quindi i pacchetti che gli albergatori possono fare mediante l'utilizzo di tour operator che sono qui presenti, al fine di essere presenti sul nostro portale. Noi andremo a promuovere quindi la pagina o la fanpage o tutte quelle attività che abbiano come obiettivo carnevalemanfredonia.it. Poi sarà il turista o il visitatore a decidere in quale struttura dormire o meno.
Quindi quello che io oggi dico, iniziamo a creare. Allora, l'albergo, che ha la possibilità innanzitutto di vendere le camere direttamente dal portale, non so se l'avete già notato, però noi abbiamo fatto un contratto con booking.com, quindi tutti gli alberghi che sono su Booking sono già in vendita dal portale di Manfredonia Turismo, quindi di Visit Manfredonia, e sul sito carnevalemanfredonia.it. Quindi la vendita della camera viene già fatta mediante questo strumento che ben conoscete. Per quanto riguarda invece il pacchetto, il legislatore dice che deve essere fatta la vendita mediante un tour operator. Quindi io ho da tempo invitato i tour operator a mettersi insieme per creare un ATI al fine di promuovere il prodotto Manfredonia Gargano. Diciamo che i tempi non sono ancora maturi, diciamo che non c'è ancora, non si intravede ancora un orizzonte, siamo ancora scettici in questo progetto. Ok, perfetto. Allora ho invitato a tutti i tour operator di presentare i loro pacchetti. Quindi il tour operator potrà incontrare l'albergo A, B, C, il camping, il B&B, a me non interessa. Incontratevi, scambiatevi le informazioni, date le tariffe, ovviamente fate in maniera tale che il tour operator possa essere competitivo, perché ovviamente ci deve essere la sua attività di intermediazione. Non ve lo devo spiegare, però chi oggi è già del mestiere sa di cosa stiamo parlando. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto ospitalità, quindi l'aspetto camere. Se volete, avete bisogno di incontrarvi, l'agenzia è a disposizione, vi fisso un appuntamento, vi incontrate tra tour operator, agenzie e alberghi e decidete qual è il miglior pacchetto. Noi potremmo decidere per assurdo di partire anche con una tariffa unica e quindi poi si va a riempimento, è l'albergatore che decide. Cioè, esempio, Carnevale di Manfredonia a partire da X euro a persona. Ovviamente che riguarda un pernottamento, un accesso in tribuna, perché è importante che nel pacchetto ci sia la tribuna. Non possiamo portarli nella Fossa dei Leoni, i turisti. Quindi è importante dargli un aspetto e quindi un accesso privilegiato. Ok? Quindi tutta una serie di attività che rendono fruibile e al meglio la nostra città. Quindi quello che mi piacerebbe è che io inizia le danze, ma siete voi operatori a mettervi d'accordo, iniziare a fare veramente come se fosse una borsa e quindi a scambiare informazioni, trattative, idee da suggerire, e noi proponiamo e promuoviamo. Diciamo che l'idea anche dei ristoranti, dei bar, esempio i bar, iniziare a pensare a mettere, oppure anche questo è valido anche per i ristoranti, la farrata, che deve diventare un prodotto DOP, deve sostituire il rustico di Milano. Cioè noi come antipasto, come aperitivo, dobbiamo offrire la farrata, la farratina. Ci facciamo poi noi conti se pesa di 50, di 30, di 40 grammi, 10 grammi, una mezza farrata. Ma questo significa promozione. Se vado nel bar X e nel bar Y e nel bar Z e provo sempre gli stessi prodotti, questo fa forza. E quindi un prodotto diventa ancora più forte. Quindi diventa anche un motivo di promozione. E quindi, tornando al discorso dei bar, esempio, promuovere dei happy hour. Il bar che fa? Cioè non posso tanto vendere caffè e gelati, dovrà promuovere happy hour. Quindi in che modo? Facendo sì che noi, visto che andremo a dirottare i turisti e i visitatori nei parcheggi che saranno collegati alla città mediante navette gratuiti, mediante una distribuzione di tutto ciò che potrà essere la guida e quindi il carnet del visitatore. Quindi poi chi ha più colpi da sparare deve sparare. Però ovviamente in questa ottica, signori, dobbiamo far sì che dobbiamo cercare di creare, innanzitutto di prolungare la permanenza qui a Manfredonia, che dopo la sfilata la gente possa essere qui sia per mangiare, ma perché nel pomeriggio ci deve essere una motivazione di rimanere, quindi resto a pranzo, perché ciò è quindi anche da parte nostra animazione nelle strade, eventualmente balletti di gruppo, mostre, castello aperto, visite guidate, qui per dire quindi la piazza del popolo, la piazza Duomo, la piazza del Carmine, in fare dei punti dove il turista incontra le associazioni incaricate che qui sono presenti, ha degli itinerari, quindi eventualmente quello che abbiamo fatto, il ghost tour, che potrebbe essere una meta, grazie, veramente,
una meta. Noi voi immaginate che il Ghost Tour ha avuto presenze fino alle 2 di notte, cioè abbiamo dovuto interrompere le visite. Questo diciamo che è stato un grande successo a costo zero. Quindi, visto che il gruppo speleologico qui presente, diciamo che si è già reso disponibile, noi cogliamo l'occasione per far sì che questa attività possa essere di nuovo riproposta. Così anche per il Palazzo San Domenico può essere comunque un'altra meta e quindi da inserire nell'itinerario. Quindi, noi diciamo che l'obiettivo nostro qual è? È che ci mettiamo al tavolo, perché diciamo che non dobbiamo soltanto parlare, ma metterci a lavorare, e far sì che ognuno, diciamo che deve pensare ovviamente al proprio orticello, ma deve pensare anche in un'ottica di sistema, altrimenti se noi qui non andiamo avanti, e ovviamente, scusate, diciamo che parliamo in maniera in senso tattico e non strategico. Oggi diciamo che la strategia quale che deve essere? Deve essere che dobbiamo far sì che questo evento diventi sempre un evento più importante, che ci sia un sistema che accolga il turista e crei tutte quelle situazioni al fine di rendere sempre più accogliente la nostra città, quindi la fruibilità della città. E quindi significa musei aperti, chiese aperte, però ovviamente queste legate a una serie di informazioni. Noi apriremo, nonostante diciamo non sarà ancora pronto, apriremo anche un ufficio di informazioni qui nell'ex locale dell'Aro, al fine di avere un punto di riferimento qui in città per dare tutta una serie di informazioni, guide, piantine, programmi, perché è importante essere sempre vicino all'esigenza del turista, perché abbiamo detto che gli uffici IAT dovranno diventare la vetrina della città, perché diciamo che poi successivamente, prima di Pasqua, l'obiettivo è di inaugurare i due uffici informazione, quello che abbiamo qui, quindi il locale dell'Arbo, e quello che è nei locali dell'agenzia. Quindi allora diciamo che prendendo un attimo, leggendo un attimo degli appunti che noi ci siamo, quindi abbiamo detto, quindi pacchetti integrati, quindi albergo più tour operator, pacchetti che ci devono giungere al fine di essere caricati sul portale e poi promossi. Poi se voi eventualmente dite, guarda, ci piacerebbe partire dall'idea di una tariffa unica, eventualmente suddiviso anche per stella, guarda, 3 stelle a partire da, 4 stelle a partire da, eventualmente. Altrimenti diciamo che io sono disposto, quindi mi piacerebbe anche finire il mio intervento e dedicarlo a voi, a tutta una serie di proposte che meglio possono sposare quelle che sono oggi le richieste del mercato. Quindi voi sapete che abbiamo realizzato una Manfredonia Card che ha l'obiettivo di usufruire di sconti e agevolazioni negli esercizi convenzionati. Noi andremo ad allargare ancora di più gli esercizi convenzionati e quindi invitiamo chi non l'ha fatto a convenzionarsi e secondo a far sì per chi oggi è qui presente come albergo a dare questa informazione ai turisti, perché tutto deve partire dall'albergo. L'albergo deve dare tutte le informazioni, perché diciamo in questo momento l'albergo indica è l'interfaccia tra la città e il mercato. Quindi il primo che contatta chi è? È il segretario di ricevimento, che non deve soltanto dare la chiave, ma deve dire anche quello che può fare in città e suggerire, perché diciamo che è vero che noi albergatori, io diciamo vi tengo anche albergatore, cerchiamo di tenere anche il cliente tra di noi, ma far sì che in un'ottica più generale possa vivere meglio l'esperienza a Manfredonia può essere un buon biglietto da visita per ritornare, per far sì che l'esperienza vissuta del carnevale possa diventare un buon passaparola. Quindi cerchiamo di fare un matching anche tra informazioni, tra attività. Guarda, lascia stare, fai da me la mezza pensione, ti preferisco che tu il carnevale stia in mezzo alla gente, quindi prenotati un tavolo in centro e vivi l'esperienza nel cuore della città. Queste diciamo che sono una parte di suggerimenti e noi diciamo che a breve, se voi ci date tutti i vostri indirizzi mail, vi manderemo quelle che sono le nostre proposte. Io chiuderei il mio intervento in questa prima fase, poi abbiamo la fase del Gargano Running Week, vorrei sentire un attimo voi cosa ne pensate e come possiamo meglio soddisfare le vostre esigenze, le vostre richieste. Grazie. Chi prende la parola? Non c'è.
Francesco Macini della Regione del Mantello. Allora, la mia richiesta è mirata proprio all'ultima parte l'ultima parte che hai appena descritto, sul fatto che l'hotel o quelle che sono le strutture ricettive devono essere l'interfaccia con i turisti. Dato che gli hotel, così come penso che diverse strutture in Manfredonia, per via di quella che è la situazione, soffrono anche di mancanza di disponibilità, per quanto le informazioni vengano date subito al momento del check-in o durante il soggiorno dell'ospite, ritengo che la presenza anche di persone o comunque uno staff di persone che sono coinvolte anche nell'organizzazione del carnevale all'interno delle strutture stesse, che possono comunque dare, come se fosse un'animazione, informazioni più approfondite, magari più mirate, dove si riesce anche a interagire con il cliente, dare notizie più complete che possano comunque non sottrarre troppo di quello che è il lavoro che il receptionist deve fare in hotel, perché insomma sappiamo bene che la fase del check-in è abbastanza veloce. Se abbiamo una struttura con tante camere non è che si può stare troppo tempo a interagire. Sì, si danno le informazioni principali, ma non tutte. Quindi anche la presenza di alcune persone che sono coinvolte nell'organizzazione all'interno della struttura stessa, come magari d'estate potrebbe essere anche un'idea quella di organizzare uno staff che promuove le attività sportive che verranno poi man mano illustrate nella struttura stessa, perché quello è il posto dove la persona risiede, avrà più tempo a disposizione per poter lasciarsi andare a discussioni, a richieste di informazioni. Io penso che la presenza di queste persone, insomma, limitato nel tempo, magari si organizza in una maniera particolare in modo tale che non ci sia troppo spreco di energie, di personale, possa essere l'idea giusta. Cioè, appesantire il ruolo del receptionist in questo momento in cui magari le strutture sono anche un po' ridotte come personale per via delle varie incombenze, insomma, della congiuntura economica che non ci permette di avere chissà quanto personale a disposizione, potrebbe essere un modo per dare più risalto e più informazioni, più complete informazioni, perché in questo momento non è tanto dare informazioni ma darle bene. In questo caso, dato che ci sono moltissimi eventi che verranno organizzati, quantomeno debbano essere illustrati nella maniera migliore, perché poi darla in un modo troppo affrettato e poco completo potrebbe avere l'effetto opposto. Va bene, grazie. Adios. Dimenticavo una cosa. Noi abbiamo chiuso anche un accordo con Trenitalia. Quindi eventualmente i tour operator che sono interessati a fare pacchetti, noi potremmo pensare di fare, perché diciamo che lì avremo un'offerta molto interessante e invogliante, da Roma o da Napoli fare dei collegamenti via treno a prezzi veramente interessanti. Quindi diciamo che se volete io poi vi giro, perché diciamo che dovete essere voi poi a interloquire, quelle che sono le tariffe di Trenitalia. Quindi eventualmente se decidiamo che a mezzogiorno o alle 11 o alle 10 abbiamo un autobus che da Foggia raccoglie tutti quelli che arrivano da Roma e da Napoli con Trenitalia, noi potremmo anche pensare di mettere a disposizione una navetta da Foggia per Manfredonia. Quindi diciamo che immaginiamo anche, per dire, la possibilità di arrivare qui a Manfredonia con mezzi alternativi e semmai con una buona offerta che Trenitalia, che possa far diventare una nostra offerta ancora più competitiva, perché sicuramente non incide come costi di carburante e autostrada che oggi sono vigenti. Grazie. Altri?